Jacob, secondo te perché la Madonna è stata così tanto tempo? Perché sta così tanto tempo? Non mi sono mai fatto questa domanda, infatti sì. Io rimango male quando mi fanno questa domanda. Sì, sì. Io dico sempre, ditelo, grazie Madonna perché stai tanto così con Bravissimo. Noi. Certo. E grazie perché è una grande grazia. È una grande grazia che noi possiamo avere. E non mi, infatti mi rimango sempre un po' male quando mi dico così, perché sì. Così. Perché dobbiamo ringraziare Dio e chiedere a Dio che Madonna ci sta ancora più lungo con noi. Sì. No, perché questa domanda sinceramente la fanno in molti, no? Però la mia impressione, cioè anch'io me la faccio e do questa risposta. Ma perché mai come oggi il mondo ha avuto bisogno di lei? Ma sicuramente. Ma in questo mondo tutto questo che succede, guardiamo terremoti che succedono, sì. Tutte le guerre che succedono, sì. Ma tante separazioni, dalla droga oggi, sì. Aborti, sì. Non è mai successo come oggi. Mai succedono. Come oggi. E noi, penso che questo mondo non ha mai bisogno di Gesù e Dio come in questo momento. Certo. E penso che Madonna è venuta per quello lì. Sì. E sta ancora per quello lì. Certo. E noi dobbiamo ringraziare Dio perché sta lì, qui e a prendere occasione di ancora di convertirci. Sì, sì. Guardiamo un po' al futuro, Jacob. Guardando un po' al futuro, secondo la Madonna ha delle espressioni che aprono il cuore alla speranza, no? Lei dice che vuole costruire con noi, parlo dei messaggi del 25 del mese, il nuovo mondo della pace, e lei dice che è impaziente di realizzare questo progetto. Secondo te ce la farà? A Dio è tutto possibile. rispondi evangelicamente. Sì, Dio sì. È tutto possibile, sì. Però tutto anche tanto dipende di noi. Certo. Io penso, mi viene anche sempre in mente una cosa, voi sapete in Croazia, in Bosnia e Erzegovina, sì. Sì. Prima della guerra Madonna ci invitava 10 anni a pregare per la pace. Sì, sì. 10 anni, tutti i giorni quasi ci invitava a pregare per la pace. Dal 26 al 20, dal 26 81 al 26 91 quando è scoppiata la guerra, 10 anni esatti. E poi tanti si sono chiesti in quello, sì, 26 giugno, perché, sì. Perché insiste, perché sì, insiste. Sì. Però dopo quando è scoppiata la guerra allora hanno detto, ecco perché Madonna sì. Ci ha invitato. Però anche questo tutto dipende di noi. Madonna certo. Ci invita di cambiare questo modo, sì. Di aiutarli a cambiare questo, sì, sì. Ma tanto dipende di noi. Certo. Però non dobbiamo aspettare l'ultimo momento quando succede qualcosa e diciamo, ma ecco perché Madonna ha chiamato. Ecco. Sì, sì. Perché sì. Io penso che purtroppo anche oggi noi tanti si chiediamo cosa succede nel futuro, cosa... Sì. Chissà cosa, che Dio punizione Dio sì, ci sì. Dà, come ho parlato anche prima quelli che la dicono. La Madonna ha mai parlato della fine del mondo? No, neanche 3 giorni di buio, né candele, non niente. Dovete preparare cibo, niente. Sì, sì, e sì. Io penso che, e poi anche tanti mi dicono se ho la pesantezza di tenere segreti. Sì, anche. Sì. Ma io penso, ogni persona che ha conosciuto Dio, che sì. Ha conosciuto il suo amore, sì. Che ha Gesù, non deve sì. Avere paura di niente, sì. E ogni persona penso che dovrebbe essere pronto ogni momento della sua vita per Dio. Certo. Perché Dio ci può chiamare in ogni momento della nostra vita. Certo. Non dobbiamo guardare avanti 10 anni o 5 anni. Può noi dobbiamo ogni domani. Momento essere pronti per Lui. Certo. Senti Jacob, ma cosa significa questa espressione che la Madonna avrebbe detto a tutti voi? Che queste sono le ultime apparizioni sue sulla terra. Io penso che gente ha interpretato male questo messaggio. Sì. Perché io penso che Madonna intendeva ultime sue apparizioni così. Così, cioè? Così lunghi. Ah, così lunghi. Così lunghi, così a tanti. Sì. Perché noi eravamo in 6. Sì, sì. E così che durano tantissimo, così sì, tanti sì. Messaggi. Sì, sì. Così. Penso che gente ha interpretato male. Madonna si penso intendeva così. Questo tipo di questo apparizione. Questo tipo di apparizione. Non ci sarà più. Sì. È una cosa unica. Sì, infatti. Però gente subito ha capito, sai. Ho capito. Quindi queste sono le mie ultime apparizioni sulla terra, vuol dire questo tipo di apparizioni. Sì, così lunghe, così lunghe. Tanti, così tanti messaggi. Una cosa così grandiosa. Sicuramente. Cioè, la Madonna in pratica ha fatto da maestra a un'intera generazione. Ah, sicuramente. Perché tanti sono cresciuti a Medjugorje con la Madonna. Sì. Tanti, che, per esempio, io da solo. Sì, sì. Adesso sono un uomo. Sì. Ero bambino, una generazione sì. Che è cresciuta proprio con la presenza della Madonna lì. Quindi solo la nostra generazione avrà questa grande grazia. Sì. Sì. Non sarà più dato un evento così grande. Sì. E se non avessimo raccolto questa grazia, avremmo rimpianto, però. Sicuramente. Noi tanti li abbiamo accettato questa grazia, ma purtroppo sì. Tanti anche non l'hanno accettato. Sì. E io penso anche un altro problema, perché tanti non lo accettano, è proprio... Sappiamo che a Medjugorje vengono tanti. Sì. A tanti piace Medjugorje. Sì.
tanti vogliono rimanere anche in sì. Medjugorje, che io non trovo d'accordo mai quello sì. lì, e non accetto mai nessuno di rimanere a Medjugorje. Sì. Sono d'accordo che vengono pellegrini, che fanno pellegrinaggio, che pregano, che vanno a cercare Dio, tutto, però sì. ciascuno deve tornare a casa sua. Certo. Perché Madonna ci vuole come testimone nelle nostre case. Certo. E lì dobbiamo testimoniare sì. le parola di Dio, i messaggi della Madonna certo. e tutto. E stavo dicendo, quando vengono i pellegrini a Medjugorje, tanti dicono: noi ci troviamo bene a Medjugorje, sì. preghiamo tanto, sì. sicuramente, perché tanti lasciano i suoi problemi quotidiani certo. a casa, dietro, sì. così. Sì. Quando vengono a casa dimenticano tutto. Sì. E questo qui è anche un problema. Certo. La Madonna ci vuole proprio nelle nostre case, lì che dobbiamo coltivare quello che abbiamo. Madonna ci ha dato certo. a Medjugorje. Certo. E sono sicuro che nessuno non parte senza di niente di Medjugorje. Sì. Sì. E sono sicuro che nessuno neanche non è venuto per caso a Medjugorje. Sì. Tutti siamo invitati alla Madonna, e Madonna ci a tutti dà qualche cosa. Non si arriva per caso, mi giuro. Ma no, perché io penso, basta guardare il festival dei giovani. Sì. Sono stati 20, non so, 20 quanti, mila giovani. 20.000 giovani. Se guardiamo nel mondo, tanti vanno a Maldive e tutti sì, altri sì, posti, sì. al mare, esotici, così. Sì, sì. Ma quelli lì cosa hanno? Perché sono venuti a Medjugorje? Certo. Stare 12 ore sul sole lì a ascoltare sì. me, Vizca e Maria? Sì, sì, sì. Ma sì, sì. Però sono tutti invitati alla Madonna. Sono tutti invitati dalla Madonna. Sicuramente. È la Madonna che usa. Madonna ci usa, ci usa tutti, ci chiama. Ci valorizza tutti. Sì. E però dopo quello che Madonna ci dà, dove noi dobbiamo coltivare le nostre case sì. e crescere questa cosa che Madonna certo. ci ha dato. Purtroppo tanti lo perdono. Sì. Però cosa consigli tu a coloro che tornando a casa rischiano di perdere? Cosa si potrebbe dire, cosa si potrebbe consigliare? Di cominciare a vivere, non dire comincio da domani, sì, rosario. Certo. Non dico faccio digiuno comincio domani, sì. Dici comincio oggi stesso. Sì. E ringraziare a Dio quello che abbiamo ricevuto, certo. chiedere sempre aiuto di Dio, certo. donare nostro, sempre dire alla Madonna ti sì. dono il mio cuore, ti dono sì. la mia vita, sì. questa è cosa importante. Senti Iaco, tu hai seguito la Madonna da 10 anni fino a 28, la Madonna molte volte si è invitato alla santità, no? Ma tu come l'hai preso questo invito? Non ti sembra qualcosa di troppo impegnativo? Ma non, io penso non diventerò mai santo. Quando si, Madonna ci invita a santità, ma adesso non è che siamo tutti santi, dobbiamo essere. Sì, cioè quelli canonizzati, diciamo. Ecco. Sì, ma penso che santità è una vita. Sì. Una vita cristiana. Certo. Una vita che Madonna ci invita di farla sì. con Dio, una vita con Dio, una vita sì. con Gesù, sì. una vita piena di preghiera, di santa messa, di conversione. Sì, sì. Questo è santità. Senti poi, Iaco, non ti sembra che sia un po' barboso per dei giovani questo tipo di vita? No, perché io posso garantirvi, come ho parlato prima, io ero, anche adesso sono giovane, volevo dire ero giovane. Sì, sì. No. Sì, sei giovanissimo. Sono sì. giovane anche hai adesso. 28 anni, sì. E non rinuncio a niente. Sì. Anche ho anche adesso tempo. Cioè, vivi la tua giovinezza. Vivo la mia giovinezza come mi è piaciuto sempre. Sì. E non rinuncio a niente. Però ho cosa più... vuol dire non rinuncio a niente? Per esempio, se mi piace andare in un bar, un bere, sì. un caffè. Se io mi piace andare anche di... se mi piace andare in sì. discoteca. Sì. Vado in discoteca. Se mi piace prendere sì. un paio di pantaloni, sì. così li sì. compro. Sì. Così. Però quello che è, però hai un valore nella vita. Sì. Tu vai in discoteca, però sai come ti comporti in sì. quella discoteca. Sì. Non rimani attaccato a quella discoteca. Sì, sì. Oppure altre cose, non rimani attaccato a quelle cose. Quando vai esci con amici, non dici quello che bestemmi e che lo dici, perché sì. tu hai un altro valore. Senti, ma non ti sembra che nelle discoteche ci sia un ambiente dove magari c'è droga, c'è sesso o ambienti piuttosto dove c'è la presenza di Satana? Io tanto ve lo posso dire, in mia vita due volte sono stato in discoteca. Confessi, sì. Confesso, solo due volte sono stato sì. e non mi è piaciuto, però penso che non sono tutte così. Sì, possiamo sì. anche trovarci benissimo, parlare con amici in un bar, bere sì. insieme un caffè, però quando hai Dio, anche se certe cose li fai sì. nella vita, stare con sì. amici, però hai un valore dentro. Certo. Ti hai sempre, ti rimane nel tuo cuore quello che io ho Gesù. Sì, cioè dobbiamo distinguere fra i luoghi pericolosi ma infatti, e quelle cose normali della vita normale in cui vivono. Sì, ma non è, Dio non ci impedisce niente. Non è sbagliato andare con un amico bene. Cioè, non dobbiamo presentare Dio come un carabiniere, ma come no, uno che ci toglie no, no, tutto. No, no, Dio è un amore. Certo. Quindi dobbiamo evitare il peccato e l'occasione del sì, peccato. Sì, sicuramente. Dunque, volevo tornare su un piccolo argomento che... magari a voi la gente non interessa tanto, ma la gente interessa, no? Quello dei segreti. Quello dei segreti. Dunque,
Che cosa si sa? Il terzo segreto, per esempio, mi pare che si sappia qualcosa, no? Io quello ti dico adesso tutto quello che posso dirti, basta. Tu non se ne parla più. Come tanti sanno, Madonna ci ha promesso dall'inizio di darci 10 segreti a tutti. Sì, sì. E noi siamo 3 che abbiamo ricevuto 10 segreti, sì. E non abbiamo apparizioni quotidiane. Sì. Questi segreti, Madonna ci dà, non sappiamo se sono uguali uno con gli altri, perché non abbiamo mai parlato tramite noi di questi segreti. Niente. No, li possiamo rivelare quando Madonna ci dà permesso. Anche tu? Anch'io, quando sì. Madonna mi dà permesso li posso dire agli altri. Sì. Segreti non li penso io, questi, non ho paura di questi segreti, non li sì. penso a questi, non mi pesano di portarli questi sì. segreti. Questo è tutta cosa che io posso dire. E se terzo segreto questo... Che riguarda il segno sulla montagna? Non posso, Madonna, ma sì, posso dire che Madonna ha lasciato, ha promesso di lasciare un sì. segno sulla montagna delle apparizioni. Permanente sì. e sarà visibile a tutti. Sì, sarà bello. Bellissimo. Bellissimo. Caspita. Però tanti dicono lo vedremo da qui. No, no, dovete venire a Medjugorje. sarà sicuramente un segno biblico, una nuvola luminosa, eccetera. Chissà cosa sarà. Un segno biblico, Madonna, segni biblici. No, lasciamo perdere. Credo che mi interessava un'altra domanda, Jacopo. Ho sentito dire che Miriana avrebbe detto, poi io con lei non ho parlato su questo argomento, che comunque i segreti che riguardano il futuro del mondo, ce ne sono quelli che riguardano il futuro del mondo, sono immutabili, cioè accadranno. Non so, non posso dire niente. Tu non sai niente, ho capito. Non posso dire se è vero o non è vero quello che Miriana ha detto, sì. Io non posso dire niente. Non posso dire niente. No. Puoi dire però che alcuni riguardano te. Cosa? Alcuni riguardano non te. Non posso dire neanche questo. Neanche quello. Sì, è peggio di Bernadette, perché Bernadette dice la mamma ha dato 3 segreti riguardano me, perciò non li dico a nessun altro. No? Lui è ancora molto più giusto, ma no, ma non sono di quelli. Perché mi ricordo che un vescovo andò da Bernadette a dirle sì, ma almeno a me potresti dirle, e lui, ma eccellenza, dico, ma Bernadette ha detto lei che è un vescovo mi fa queste domande. Ma in più, quindi mi permetto di... Dunque, Jacob, adesso sappiamo che domani devi andare in Polonia, quindi non vogliamo trattenerti ancora troppo, però ti vorrei fare chiedere, ecco, di dire, ci fermiamo un momentino sui giovani, no? Ci fermiamo un momentino sui giovani. Non so se a te la Madonna ha fatto qualche messaggio al riguardo. Avisca ha detto che i giovani si trovano in una situazione molto molto difficile. Cosa pensi tu di questo messaggio? Ma sicuramente, perché io penso sicuramente i giovani trovano in momenti molto difficili. Sì, perché? Perché tutto questo mondo che offre. Sì. Tutto è un pericolo questo. Sì. Tutte le nuove tecnologie che escono oggi sì. sono tutti anche un pericolo. Sì. Poi i giovani cercano tanta altra gioia. Sì. Cercano nella droga, cercano sì. nelle altre cose. Sì. È tutto un pericolo. Senti, ma la Madonna pare che abbia detto che Satana approfitta del vostro tempo libero. Sicuramente anche delle nostre debolezze. Sì. Quando siamo deboli, quando cerchiamo le altre gioie, altre sì. felicità nelle altre cose, sicuramente Satana è lì presente che ci vuole distruggere. Sì. Nella nostra debolezza. Sì. Per questo che Madonna ti chiede il nostro aiuto per pregare per i giovani. Certo. Che possono conoscere unica pace, unica gioia che arriva soltanto da Dio. Senti, a tanti giovani che sono lontani da Dio, a tanti giovani che, per esempio, non so, vanno a sabato sera in discoteca, arrivano a casa al mattino alle 6, poi stanno a letto fino alla sera, non vedono mai la messa, vengono a casa scontenti, poi sentono il vuoto dalla vita, non so cosa. Tu a questi giovani che cosa diresti? Ma io loro li posso dire la mia esperienza, come sì. abbiamo parlato stasera qui tutto. Sì. Che unica gioia che esiste in questo mondo e unica pace proprio avviene da Dio. Sì. Però io li direi ai suoi genitori anche. Sì. Perché io penso un giovane di 15, 16, 17 anni sì. che i genitori lo lasciano un giorno dopo dormire fino alle mezzanotte, fino a mezzogiorno, mezzogiorno sì. non dipende dai genitori anche. Certo. Che lo lasciano uscire fino a domani mattina e dipende anche dai sì. genitori. Sì. Dipende dall'educazione anche dei genitori, tante cose. Certo. Senti, Jaco, se tu uno dei tuoi figli un domani che ha 18 anni e esce al sabato sera e torna la domenica mattina alle 5, tu cosa faresti? Non lo lascerei mai. No, cosa fai? No. Lo sbatti fuori casa? Ah sì.
Cioè, ci vuole il polso fermo dei genitori. Ma sicuramente, perché io fino adesso ho cominciato adesso anche a miei figli conoscere il valore della vita, quali sono. Sì. E non credo che cadranno in questa tentazione. Però sì, chissà cosa succede nella vita, non possiamo, certo, mai dire di essere sicuri. Sì. Però se lui proprio insiste così, sì, andrei a cercare un altro aiuto. Sì. Oppure sbatterlo fuori, se c'è bisogno di sbatterlo fuori, perché lui deve capire che quello che fa è giusto, anche sbatterlo fuori. Certo, il metodo di suor Elvira, insomma. Anche. Senti, Jacob, ma la Madonna dice ai giovani che devono scoprire la bellezza e la grandezza della vita. Ma come fa a fare? Ma noi anche possiamo aiutare, sì, i nostri giovani. Sì. Come abbiamo ho parlato prima, sì, con la preghiera possiamo fare tutto. Sì. Pregare per i nostri giovani. Sì. Essere esempio verso i nostri giovani. Sì. Che anche loro dentro di noi possono vedere quella bellezza di Dio. Sì. E poi pregare per loro. Certo. Qui da noi c'è un fenomeno strano, non da voi in Croazia. Noi ragazzi hanno paura a sposarsi, non escono di casa, stanno lì fino a 40 anni. Vedo che tu invece hai 28 anni e già una bella famiglia con 3 bambini. Come mai c'è questa incertezza secondo te? Rido perché sono qui sui suoceri. No, perché allora... hanno detto che non sapevo cosa facevo. No, ha messo solo una bella famigliola, è un piacere vedere come è stato concreto. Ecco, invece noi qui da noi. Ma perché io penso purtroppo, sì, oggi hanno paura di legarsi, di aggregarsi due persone veramente. Hanno paura. Hanno di convivere anche quei momenti difficili, momenti, sì, di gioia. Sì. Hanno paura proprio. Sì. E purtroppo oggi diamo condizioni a tutto. Sì. Per esempio, vorremmo un figlio quando abbiamo fatto la casa, sì, quando abbiamo trovato lavoro, quando, sì, abbiamo viaggiato, sì, allora vorremmo un figlio, sì, non quando Dio vuole, che diciamo quando Dio ci dà la figlio, certo, ma no, proprio intorno a noi deve essere tutto programmato nella vita, sì, 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 questo qui non è una vita, sì, e non dobbiamo avere pure di legarci insieme, certo, di formare le nuove famiglie, sì, di formare nuovi cristiani, certo, perché io ho 3 figli, sì, darai tutto per loro, sì, e sono felicissimo, non potrò, sempre dico grazie a Dio, sì, perché, sì, mi ha dato questi, sì, questi figli, certo. Ma secondo te la famiglia è una via di santità? Ah, sicuramente è un sacramento, anche la è un sacramento, è una anche famiglia, e sì, deve essere una famiglia veramente santa che può aiutare tante altre famiglie nel mondo. È vero che da ragazzino hai avuto voglia di andare in seminario? Ma no. Sì. Sì, ma si dice poi. Sì. Se no, ma hanno detto tante cose che non sono vere. Sì, io, sì, non ho mai sentito desiderio di entrare nel convento perché... Sì, non c'avevi la vocazione. Non avevo vocazione, sì, mi sono sposato con 22 anni. Sì, sì. E però hai vissuto la famiglia come una vocazione. Sì, sicuramente. Come un progetto divino. Sì, sì. Attraverso il quale si può diventare santi. Anche. Certo. Perché tanti anche non riescono a capire, dicono, ah, voi siete veggenti, voi siete sposati, vi dovevate fare, sì, non riescono a capire che anche quello lì è anche un sacramento, ma poi chissà oggi nel mondo quante, sì, famiglie rovinate, tutto, sì, è un progetto forse anche della Madonna, essere esempio verso queste altre, certo, famiglie, sicuro, portare a Dio queste altre famiglie, perché siete in 5 sposati e tutti avete una bella famiglia, sì, e tutti avete tanti bambini, sì, 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 sì. È un esempio, certamente un esempio, è un progetto della Madonna questo. Sicuramente, noi crediamo questo. Sì, sì. Ecco, Jacob, ai malati cosa diresti? Facciamo un saluto adesso ai giovani. Dunque, ai giovani hai già detto quello che dovevi dire, quindi sì. A malati li posso dire solo di, sì, quello che dice Madonna sempre, di pregare e di avere fede, di credere. Sì. Però io li puoi dire anche che devono pregare di capire la loro malattia. Sì. Non chiedersi perché Dio mi ha dato, sì, perché mi ha dato questo castigo. Lamentarsi, sì, sì. Ma proprio credere, sì, che questo è un progetto di Dio che Dio ha con ciascuno di noi. Sì. E credere questo. Sì. E Dio ci aiuta. Certo. Per anche capire la nostra malattia. Sì. Poi non è sbagliato neanche pregare per la nostra guarigione. Certo. Ma non dire sempre, io ho pregato per un anno, Dio non mi ha aiutato, cosa devo fare adesso? Sì. Certo. Noi dobbiamo solo pregare e, sì, credere. Sì. Quindi si può anche chiedere la guarigione, ma innanzitutto però comprendere... dire sempre che sarà volontà di Dio, non, certo, nostra, volontà di Dio. Certo. E cosa diresti ai sacerdoti? Madonna ha detto una volta un bel messaggio per i sacerdoti, sì, che, sì, devono tenere stretta la fede del suo popolo. Sì. Io posso, sacerdoti li auguro di essere sempre esempio. Sì. Verso gli altri, sì, che tutti i cristiani possano guardare Gesù, sì, nel sacerdote, certo, e che veramente Dio ci dà tanti,
tanti santi sacerdoti. Certo, e alle suore cosa diresti? Ah, stessa cosa, sì. Stessa cosa anche alle, sì, consacrate. Certo. Bene, e a tutti gli ascoltatori di Ado Maria cosa diresti? Ado? Vi saluto tutti. Poi tanti mi hanno detto salutaci quando sei Radio Maria. Altri ascoltatori di Radio, sì, Maria, li dico, posso dire solo una cosa, che l'unica cosa che devono fare è accettare i messaggi della Madonna, sì, e donare completamente il loro cuore alla Madonna. Sì. Solo così Madonna può lavorare attraverso noi. Senti, Iago, se tu potessi parlare col Papa, cosa gli diresti? Non so se potrei dire qualcosa, perché io ho avuto nella mia vita due desideri. Sì. Incontrare Madre Teresa, sì, e incontrare Papa. Sì. E mi sempre emoziona molto, no, sì, io ho avuto l'occasione di incontrare Papa a udienza così, sì, però è un momento, sono momenti molto emozionanti, certo, penso che deve venire spontaneo in quel momento, sì, cioè, però non hai avuto la possibilità di parlare tu per tu? No, ancora no. Qui mi hanno detto che quando noi abbiamo parlato del paradiso inferiore purgatorio, ci siamo dimenticati di dire che siete stati col corpo. Siete stati, sì, col corpo. Con corpo, sì. Ho capito. Bene, Jacopo, allora come saluto finale, cosa possiamo chiederti? Che la prossima apparizione quando l'avrai? Per Natale. Per Natale. E aspetti con ansia questo giorno? Ah, sicuramente. Anno più lungo che è stato. L'anno più lungo della tua vita, questo. Sì, però Madonna è sempre con me. Sì, ti manca? Sì, mi manca la sua apparizione, però lo sento lo stesso nel mio cuore. Ho sempre avuto una curiosità, Jacopo, adesso siamo alla fine, no? Tutti i giorni, tutte le sere, la sera in un quarto, questo appuntamento, non era un sacrificio? No, era una gioia. Era una gioia. Perché tu sapevi che in quel momento, anche problemi che l'hai avuto, sì, durante la giornata, sì, anche difficoltà, in quel momento sparisce tutto. Certo. E ti ritorna solo quello che Madonna, certo, ti trasmette in quel momento. Quindi anche questo appuntamento fisso l'avete vissuto con tanta con gioia. Con tanta gioia, sì, sì. E allora, Iaco, ci raccomandiamo a te perché nella prossima apparizione che avrai il giorno di Natale, e possa, ecco, nell'intenzione che metti adesso, raccomandarci tutti alla Madonna. Bene, io vi raccomando tutti alla Madonna, tutte le vostre intenzioni. Sì. E voi dovete anche pregare per me, per tutti noi, per tutte le nostre famiglie. Certo. Io direi adesso di terminare con un Padre nostro, un'Ave Maria in gloria, al Padre che Jacopo guiderà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria Regina della Pace, prega per noi.